L'Atalanta Under 23 ha iniziato nel migliore dei modi il suo 2024, ma Verona con la Virtus i nerazzurri si sono imposti di misura 1-0 grazie alla rete di Ghislandi e 3 punti importanti conquistati. Siamo contenti perché volevamo partire vincendo, perché abbiamo chiuso l'anno con un pareggio, però siamo contenti di quello che stiamo facendo, i ragazzi si stanno comportando bene, stanno facendo tutti bene, quindi speriamo di continuare così già da sabato. Possiamo dire che l'Atalanta Under 23 è un po' la sorpresa del girone A, squadra giovane composta da tanti ragazzi cresciuti nel vivaio nerazzurro, come lo stesso Cristian Capone. Sì, certo. Poi ho avuto anche la fortuna di giocare con qualcuno dei miei compagni ora negli anni precedenti. Sono tutti ragazzi forti, ragazzi che magari in giro hanno trovato un po' più di difficoltà perché è rientrato magari come me. E i ragazzi che sono usciti negli ultimi anni, dalla primavera, dal settore giovanile, sono giovani forti e lo stanno dimostrando. Quindi non mi meraviglio della posizione in classifica. Sabato i nerazzurri ospiteranno il Trento. Nella gara di andata l'Under 23 conquistò il suo primo storico punto in questa categoria. All'andata non c'ero perché ero infortunato, però sì, è stata, diciamo, la partita che ha svoltato un po' il campionato, il primo punto, la prima partita che ci ha dato un po' di fiducia dopo un inizio non felice, però i risultati si sono visti, quindi speriamo di fare 3 punti già sabato. Come sta oggi Cristian Capone? No, sto bene, sto bene. Sto bene, sono felice qua, ho voglia di giocare, mi sto divertendo, quindi posso dire che sono felice. Il 2024, a prescindere da tutto, sarà per Cristian un anno a dir poco importante, visto che diventerà papà. Una bambina, sì, no, siamo felicissimi, pochi giorni fa abbiamo scoperto che sarà una femminuccia, quindi diciamo che sarà comunque in qualsiasi caso l'anno più bello della mia vita perché diventerò padre a 25 anni, quindi io e la mia compagna siamo felicissimi, ma oltre a questo spero che sarà anche a livello sportivo, calcistico, un anno bello. A livello sportivo, appunto, quali sono gli obiettivi di Capone? No, i miei obiettivi sono giocare, divertirmi, fare più gol possibili e aiutare la squadra a raggiungere traguardi più alti possibili perché ce lo meritiamo, se lo meritano tutti e speriamo di continuare così.